vediamo ad accomodarsi. Il ritardo è tutta colpa mia, come sempre. Ma volevo portare rispetto a Sant'Andrea. Allora, prima di iniziare io do la parola a Roberto Falone, che è l'organizzatore di questa serata e la responsabile delle manifestazioni che si svolgono qui in questo magnifico parco. Grazie, direttore. Roberto Falone. Grazie. Buonasera a tutti. Beh, insomma, spero che la serata sia godibile, almeno da questo punto di vista. Io vorrei subito spiegare un istante le cose che noi facciamo e le ragioni per le quali noi facciamo questo cartellone estivo qua nel Parco dei Gesuiti. Bene, questa sera è il turno del governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che noi invitiamo non come segmento politico, ma lo abbiamo invitato come persona istituzionalmente la più elevata del governo della Regione Abruzzo. Quindi questo è il ruolo che stasera intendiamo ricoprire. Per le altre attività, e comunque lo ringrazio, vorrei che facessimo veramente un grazie. Oltre naturalmente al dottor Pasquale Pacilio, che si è prestato ad essere interlocutore di questa serata, per le altre attività, io vedo che in tanti hanno già preso questo volantino, bene, noi vorremmo che in tanti venissero a trovarci, perché abbiamo immaginato di creare una piazza che in realtà, insomma, nei pressi la piazza non c'è, e questo per noi diventa un luogo importante di aggregazione. Quindi le attività che facciamo servono a dare appunto questo rilievo. Io non rubo altro tempo, perché so, insomma, che voi aspettate di ascoltare messaggi, cose, fare domande, e questa volta infatti abbiamo un po' cambiato, come dire, in maniera inusuale. Poniamo domande dal pubblico, poi magari il direttore Pasquale Pacilio ci dirà come fare. Io vi ringrazio di essere presenti qua nel parco questa sera. Buona serata a tutti, grazie. Grazie a Roberto, e complimenti per tutta l'attività che svolge qui presso questo Parco dei Gesuiti. Allora, prima di iniziare la registrazione televisiva, informo il pubblico, anche il Presidente, che faremo una registrazione di questo evento di stasera. Radio 8 la trasmetterà martedì sera a partire dalle ore 21, quindi l'appuntamento televisivo è per le 21 di martedì. Come avete visto sul manifesto, c'è la possibilità di fare le domande al Presidente da parte del pubblico. Noi facciamo in questo modo. Adesso Roberto si annota i nominativi delle persone che vogliono fare le domande, e quindi poi stileremo una lista in ordine di prenotazione e faremo fare le domande da parte del pubblico. Quindi adesso passa Roberto in mezzo a voi, ecco, con il suo quaderno, sul quale segnerà i nominativi delle persone che intendono fare delle domande al Presidente D'Alfonso. E seguiremo poi questa lista di prenotazioni, va bene? Perfetto. Allora, che altro dobbiamo dire? Che siamo stati particolarmente ambiziosi con una serata. Dobbiamo partire con la registrazione. Procediamo allora. Allora, va bene. Allora, se Andrea Di Fabio dalla nostra regia è pronta, mi date il via e partiamo con la registrazione televisione. Qui la facciamo al Presidente. Vuole fare la domanda? Vuole porre la domanda? Signora, vuole porre una domanda? Allora, buonasera ai nostri telespettatori e soprattutto buonasera al pubblico che c'è qui al Parco dei Gesuiti a Pescara, da dove vi stiamo trasmettendo. Questa è una differita, è una registrazione che abbiamo fatto lo scorso sabato con il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che è qui vicino a me. Credo che un applauso da parte del pubblico. Lo faccio io a loro per la straordinaria generosità.
sì, perché vista la serata festiva, di caldo, eccetera, un pubblico così non ce l'aspettavamo. Comunque, un pubblico comunque caldo. Certo. Allora, questa sera qui al Parco dei Gesuiti è stata organizzata questa intervista, ma soprattutto è stata organizzata anche un intervento da parte del pubblico che potrà fare domande al Presidente della Regione. L'organizzazione non è nostra di Rete 8, ma è di Roberto Falone, dell'organizzazione del Parco dei Gesuiti. Noi riprendiamo questo avvenimento e io, insomma, conduco un po' la serata. Quindi buonasera Presidente, allora estate piena ormai, lei non va ancora in ferie ovviamente, ed è qui stasera con noi per parlare di questo tema che ha voluto sui manifesti mettere l'organizzazione, cioè Abruzzo prima e dopo. Io non so se è prima di D'Alfonso o dopo D'Alfonso, ognuno può interpretarlo come vuole. È un po' presto per fare un consuntivo da parte sua, perché siamo appena un anno e qualche mese, no? 13 mesi, però possiamo fare delle considerazioni. Comunque, parliamo quindi di quello che è stato fatto in questo periodo, delle prospettive di questo anno di presidenza, e il presidente, il governatore, non so come vuole essere, come vuole essere meglio chiamato. Presidente che il governatore fa pensare al passato, a quello del 700. Allora, il presidente D'Alfonso si è distinto finora per un attivismo da Guinness dei primati, possiamo dire. Vuole bruciare le tappe, vuole recuperare secondo me il tempo perduto, perché ha perduto un po' di tempo per strada, ed è praticamente ancora oggi in campagna elettorale. Ecco, la prima domanda che le pongo è questa, Presidente. Qualcuno le dovrebbe dire che la campagna elettorale è finita, dovrebbe tirare un po' i remi in barca e andare a, insomma, al concreto. Invece lei agisce e si muove come se dovessimo votare domenica prossima. Allora, io mi sono trovato ad assumere la guida di questa regione in un momento caratterizzato da due o tre grandi emergenze. La più importante emergenza che io ho trovato è stata quella concernente l'uscita dal commissariamento della sanità. Adesso ne parliamo, non mi bruci tutta la scaletta, però. Parliamo accanto di questo super attivismo. Glielo dico subito, accanto a questo che è notorio, noi abbiamo avuto un'altra grande emergenza, che è quella delle frane in tutti i comuni abruzzesi e su tutta la rete viaria provinciale abruzzese. Noi abbiamo quantificato 230 frane, 305 sono i comuni abruzzesi. Tenete conto che una quantità di frane, tipo quella che ho appena accennato, addirittura impedisce la raggiungibilità quasi dell'80% dei comuni. Parlo di raggiungibilità in una condizione di sicurezza, di praticabilità, di agibilità. Così come abbiamo avuto anche una condizione davvero di difficoltà per quanto riguarda per esempio il tema dei fiumi e il tema anche dei depuratori abruzzesi. Su tutte queste questioni noi abbiamo mobilitato in 13 mesi qualcosa come 300 milioni di euro, 200 milioni per i depuratori comunali e 100 milioni di euro per le frane abruzzesi. Adesso si tratta di fare in modo che i ricevitori dei finanziamenti facciano le gare e trovino i realizzatori, le imprese. Perché la regione è una specie di Cassazione, dove in alto, purtroppo con un po' di lontananza, si trova ad operare. Sul territorio ci sono i comuni e i consorzi. A me piacerebbe molto sostituire anche i comuni, ma l'ordinamento non me lo consente. Perché vado dovunque? Primo, per avere informazioni dirette. Per esempio, noi abbiamo per la prima volta un catasto di tutte le frane abruzzesi e di tutte le criticità viarie, così come abbiamo un catasto di tutti i punti di inquinamento dei fiumi. Questo ci ha permesso di fare finanziamenti all'altezza adeguati, ma non voglio prendermi la parola. No, andiamo per ordine, così tocchiamo i vari argomenti e le varie situazioni. Allora, come sappiamo tutti, Luciano D'Alfonso è un politico fuori dal comune, perciò sa la regione, tra le altre cose, quindi questo era notorio. E la politica, insomma, abruzzese, gli uomini politici abruzzesi che finora
hanno rappresentato la politica in questa regione, tranne poche eccezioni hanno sfruttato il momento, hanno sfruttato il contingente, hanno sfruttato il consenso guardando più all'oggi che non a domani. Noi tutti però sappiamo che lo statista, l'uomo politico, è quello che prevede il futuro, non che con la palla di vetro, ma insomma riesce a immaginare quello che succede domani, e lei ha questa prerogativa, a volte però vuole strafare. Questo me l'hanno detto anche nelle aule giudiziarie. Ah, ecco, vedi. Però una serie di assoluzioni, tutte assoluzioni, quelle che mi hanno riguardato, mi hanno confermato che tutto sommato anche questo eccesso di entusiasmo che metto nel fare le cose era perfettamente rispettoso dell'ordinamento. Noi parliamo a Pescara, quindi mi posso prendere qualche confidenza su Pescara, perché poi vi dico quello che non posso rivelare a favore della città che abbiamo messo a segno, e non solo della città. Nella demolizione del COFA, dell'ex COFA abbandonato, che era uno scandalo a cielo aperto, tutti mi dicevano che non si poteva fare. Noi ci siamo messi di punta nel volere abbattere una struttura pericolante, ci siamo messi in testa, abbiamo fatto il progetto, trovate le risorse, adesso uno degli spazi più cercati di Pescara per gli eventi, ma anche per quello che servirà al futuro. Adesso l'ambizione è di fare in modo che nell'ex COFA ci vada uno dei padiglioni di Expo di Milano. Io sto inseguendo il padiglione del Brasile, che è una struttura bellissima. Noi ci faremo carico di smontare e di rimontare a Pescara. Per loro del Brasile sarebbe un costo, per noi sarebbe una grande comodità. Questa è un'idea che vogliamo realizzare, e sono pronto a realizzarla anche se c'è qualche pieghevolezza da garantire. Parlo di pieghevolezza. Ma intanto perché è un padiglione molto su misura dei bambini. Io all'ex COPA vorrei vederci, se il sindaco e il comune sono d'accordo, una struttura tutta dedicata ai bambini, anche un parco della scienza a tema, ma con questa struttura del Brasile, poiché è molto grande il COFA, ci escono una serie di realizzazioni ovviamente coerenti. Su questo fronte Pescara può essere aiutata a specializzarsi, ad essere anche una città su misura dell'attrattiva dei bambini. Ma tornando al tema dello strafare, per esempio per quanto riguarda i depuratori, o lo faranno i consorzi gestori del ciclo idrico tipo l'acqua per il fiume di competenza dell'ACA, tipo l'ACA di Pescara, ma se non lo fa l'ACA perché ritarda, ma non è l'ACA che sta ritardando la SASI per esempio di Lanciano, il CAM di Avezzano, un'altra società che sta sul Mona, stanno tendenzialmente ritardando, se non lo fanno loro saremo costretti noi a essere provveditori in termini sostitutivi. Il fatto che noi abbiamo questa idea anche della sostitutività a volte fa vedere che siamo un po' tra virgolette prepotenti, ma prepotenti per fare le cose, perché purtroppo io vedo quella macina dell'orologio che gira, ed è una delle questioni che più mi indispone quando vedo che passa il tempo e la procedura tarda a raggiungere i suoi risultati. Per quanto riguarda Pescara, visto che l'ha citata, l'ex COFA eccetera, prima di tutto volevo chiedere che ci si fa all'ex COFA. Allora, io... qual è la sua idea di utilizzo di... Allora, la mia idea, premesso che circa Pescara sono soltanto un sindaco emerito, non sono il sindaco in carica, anche se mi è rimasta sulla gola l'interruzione dell'attività di sindaco, io vedo all'ex COFA una struttura di qualità dedicata ai bambini. Per esempio un parco della scienza, come ho detto prima, oppure la coerente realizzazione lì del padiglione, di uno dei padiglioni più su misura dei bambini che sta all'Expo di Milano. Ma su questo noi stiamo aprendo anche una discussione matura con le competenze di Pescara, con i liberi professionisti, con gli imprenditori. Quello che è certo è che l'ex COFA, dopo la demolizione, è come se fosse stato arricchito di una ricostruzione, la ricostruzione della veduta. Prima dal ponte del mare si vedeva uno scandalo a cielo aperto, adesso quando ci si passa si vede un vuoto interessante che va arricchito di qualcosa di straordinario, che per me significa una funzione per la vita e il tempo libero dei bambini. Ma noi faremo anche altre opere già finanziate a Pescara. Per esempio questa mattina abbiamo fatto una riunione da Tempesta dei Cervelli per fare davanti la nave di Cascella un ponte bello circolare, che è il ponte del cielo, già finanziato dalla regione. Nell'arco di una ventina di giorni avremo il progetto esecutivo, entro dicembre si farà la gara d'appalto per scegliere il contraente.
quello davanti alla nave di Cascella e un altro ponte ancora lo faremo da davanti Piazzale Laudi, che entra all'interno dell'acqua. Rivelo qui che mi piacerebbe che il ponte che si fa davanti a Piazzale Laudi, lungo la direttrice di Via della Pineta che passa davanti all'Aurum, ci fosse anche il coinvolgimento finanziante di un privato importante di Pescara. Vediamo se lo riusciamo a convincere. Sindaco, parlando di Pescara, perché volevo passare alle tematiche regionali, ma chiudiamo il discorso Pescara. Sì, lei è il sindaco emerito di Pescara, qualcuno dice che è anche il sindaco ombra in qualche modo. Ecco, proprio questa mattina è stato presentato un nuovo assessore, una nuova assessora, una collega giornalista, insomma, alle prime armi, inesperta. Già la giunta che è in carica in questo momento, cioè, non ha un curriculum politico-amministrativo di tutto rispetto. È stato inserito una nuova figura che non ha esperienza. Qual è il suo pensiero? Perché anche all'interno del PD mi sembra che non tutti hanno accolto bene questa nuova nomina. Allora, io ho imparato dall'osservazione del quadro politico nazionale che non sempre l'esperienza consistente coincide con la qualità. Noi abbiamo per esempio ministri giovanissimi, senza alcuna esperienza, tipo la Boschi, che sta facendo benissimo, è la prima volta che fa incarico di governo, neanche incarichi a livello di regione o di provincia. La ragazza Laura Di Pietro, che è stata indicata e scelta, non sono aggiornato perché anche oggi per me è stata una giornata di lavoro, non ho letto le rassegne, le agenzie di stampa. Se è stata già nominata Laura Di Pietro, lei ha dalla sua parte un'attrezzatura, diciamo, di perspicacia politica e culturale, è sempre stata vicina ai vertici delle istituzioni di provincia, di comune, del partito, quale del Partito Democratico. Gli strumenti di base per capire cosa serve ad una città ce li ha. Quello che io ho compreso che occorre per fare il decisore pubblico è la dedizione. Tutto il tempo che uno ha lo deve dedicare per la funzione. Io lo faccio, io quasi non mi rimprovero nulla, quasi, perché tutto il tempo che ho lo dedico alla funzione. Ho soltanto dei contestatori dentro la mia famiglia e anche qualche collaboratore. Anche qualche collaboratore mi contesta perché vorrei troppo. Per me la funzione dell'amministrazione pubblica, poiché non ce l'ha ordinato il medico, la si fa senza badare al tempo. Il tempo è fatto di 24 ore, giusta la parte per riposarsi, dopodiché tutto il tempo va dedicato alla funzione. Se Laura Di Pietro dedicherà tutto il tempo alla funzione amministrativa, secondo me sarà uno dei migliori assessori d'Italia. Il problema è gli assessori che lo fanno per status symbol. Chi si mette lo stemmetto dei commendatori del cibo? Chi si mette lo stemmetto del cavaliere del Santo Sepolcro o dei cavalieri di Treglio? Io non credo che sia giusto mettersi lo stemmetto dell'assessore riservando a farlo assessore 2 ore al giorno. 2 ore al giorno si può andare a pesca di lucci, ma non a fare gli assessori. Se lei dedica tutto il tempo alla funzione, ha voglia di aiutare questa città a risolvere. Vabbè, insomma, sulla meritocrazia non c'è l'applauso di queste parole da parte del pubblico, dicevo, sulla meritocrazia, per carità, lei viene contestato proprio su questo, cioè lei non sta guardando in faccia alla tessera di partito o alle funzioni che hanno avuto o agli incarichi che faccio sono stati faccio una rivelazione, mi prendo la parola da Pasquale Paciglio. Sì. Noi abbiamo fatto alcuni encomi solenni ad alcuni dipendenti, e tra questi abbiamo fatto un encomio solenne ad un servitore dello Stato, per quanto mi riguarda, un poliziotto che si è distinto per dedizione lavorativa, che ha prestato la sua opera in maniera speciale anche all'Aquila come capo di gabinetto della questura. Io ho ricevuto una segnalazione importante da parte del presidente degli Alpini della sezione abruzzese, che mi ha messo in evidenza come un compito importante per la riuscita della manifestazione annuale degli alpini all'Aquila è stato garantito dal dottor Zuppo. Poiché ho ricevuto questo, non ho avuto un minuto di incertezza nell'organizzare pubblico riconoscimento a questo speciale servitore, e adesso lo faremo sapere al ministro Alfano, il capo della polizia, nonostante che nel suo lavoro precedente lui abbia dovuto lavorare anche contro la mia persona fisica e giuridica. Questa è testimonianza di una distinzione tra sentimento, lettura razionale dei fatti,
e, permettetemi, una vocazione a distinguere i piani, che è un indiscutibile lavoratore fuori di dubbio, e a me piacerebbe avere 1547 dipendenti come lui. Io ne conosco tanti con la divisa che fanno straordinario lavoro, uno di questi è il dottor Zupo e l'ho visto all'opera in un periodo di tempo purtroppo anche contro di me, così come ci sono carabinieri formidabili, sono molto amico e sono un estimatore del colonnello della Guardia di Finanza dell'Aquila Castrignanò, che io lo sogno all'interno della regione in una funzione anche fondamentale. Ma questo è perché bisogna prediligere chi si dedica senza riparo e senza limite all'attività lavorativa, quando c'è di mezzo la funzione pubblica. E questo mi pare giusto, la meritocrazia, il caso della Mannetti, il caso del Core con Filippo Lucci, cioè una persona che ha lavorato benissimo, nominata da Chiodi e non è stata mossa, ma è stata riconfermata dalla nuova giunta, e su questo siamo d'accordo, perché insomma chi lavora bene merita di essere riconfermato ed essere riconosciuto nella sua attività. Tornando però al Comune di Pescara e alla nomina di questa mattina, personalmente ho qualche perplessità quando leggo e quando vedo è stata nominata nuova assessora perché lo ha deciso Blasioli, perché il gruppo Blasioli doveva avere un nominativo o una persona da indicare contro il gruppo Castricone all'interno dello stesso PD. No, queste cose, questa è ginecologia della politica, io sì, non la conosco. Stendiamo un velo pietoso allora su questo, andiamo alle tematiche regionali. Presidente, all'attualità, sì, le ultime notizie di questi giorni sono la sanità. No, stavo osservando il mio profilo, ho qualche chilo in più, non so di chi è la colpa. Io mi sono messo di fronte, quindi a me non si nota. Dicevo, tra i temi di attualità, le ultime notizie, scegliendone tre, sono la fine del commissariamento della sanità, l'azione di contrasto alla trivellazione che è stata fatta insieme alle altre regioni proprio ieri a Termoli con gli altri presidenti di regione, e poi il procurato allarme dello scioglimento del Consiglio regionale, che ha destato un po' di allarme poi subito rientrata, perché sembrava veramente una notizia alcolica, che non aveva una notizia alcolica. Allora, di queste tre argomenti brevemente. No, parliamo della sanità innanzitutto, poi andiamo alle altre tre. Fine del commissariamento. Brevemente, che cosa significa? È durato 7 anni, siamo con questa dichiarazione che dà un respiro di sollievo a tutti, noi utenti, pazienti se così possiamo dire, ma soprattutto alla politica regionale che può finalmente decidere cosa fare, così? Assolutamente sì. Allora, vantaggi e svantaggi. Noi abbiamo conosciuto 7 anni di conduzione commissariale, il commissariamento della sanità coincide con la guida di una macchina con un super cruise inserito, cioè dove a decidere dove andare questo super cruise e non l'automobilista che maneggia il volante. Questi 7 anni sono stati 7 anni di lacrime e sangue, soprattutto gli ultimi 13 mesi, dove noi ci siamo assunti anche la responsabilità di forti no, con razionalizzazioni anche molto impegnative sui territori, perché il commissariamento punta sia a risanare i conti della sanità, ma anche ad elevare lo standard della capacità di reazione alla domanda di salute. Noi avevamo una serie di cannizzate di bambù in Abruzzo che non erano capaci di garantire però la qualità della prestazione. Pensate al tema del percorso nascite, dei punti nascita abruzzesi, ma anche alla rete delle urgenze emergenze in Abruzzo e anche a tutta la partita della territorializzazione della sanità. Noi abbiamo creato le condizioni per una potente riforma che però richiede ulteriori stagioni di intelligenza, evitando che mai più si verifichi quello che si è verificato in passato, dove dovunque c'era un politico prepotente, lì nasceva un distretto, un presidio ospedaliero, lì nasceva un punto nascita, lì nasceva una pagina di arroganza dell'organizzazione sanitaria senza nessuna certezza di prodotto salute. Che cos'è che adesso accade? A settembre noi avremo la conclusione di questo percorso, ma l'altro ieri, il 24, quando è stato il 23, ci hanno dato la pagella con tutti 9. Non ci hanno messo 10 per lo stato del contenzioso prevalentemente della ASL di Chieti,
dove ci sono circa 300 milioni di euro bloccati, 100 milioni di origine giuspenalistica e 200 milioni di euro di precontenzioso, diciamo civilistico, amministrativistico con prestatori di beni e di servizi. Noi, se avessimo affrontato anche lì con raziocinio il tema del precontenzioso e del contenzioso di coloro i quali hanno fornito beni e servizi, avremmo preso 10 su 10 su tutte le materie. Quando noi usciamo, e l'uscita è prevista per settembre, massimo ottobre, riprendiamo l'autonomia decisionale programmatoria. Questo però è una grande responsabilità, perché significa che il Consiglio regionale ricomincia a deliberare non potendo più fare lo spettacolo degli anni lontani passati, dove ogni volta che arrivava una richiesta gli si diceva di sì pensando che Pantalone avesse le tasche senza fondo. Noi dobbiamo avere da conto anche il tema della compatibilità dei costi, e per fare questo noi ci stiamo organizzando, per esempio, per abbattere anche la cosiddetta mobilità passiva, cioè una domanda di salute che non viene soddisfatta qui e viene soddisfatta con prestazioni tutto sommato senza straordinaria specialistica medicale nelle strutture ospedaliere, anche private, che sono all'esterno. Noi stiamo facendo gli accordi di confine per fare in modo che ogni regione sia capace dentro di sé di soddisfare tutta la sua domanda. Io sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, anche se questo ha prodotto delle contestazioni. Sì, i punti nascita, le razionalizzazioni, che sono a tratti anche delle chiusure, decisioni popolari, decisioni che non hanno avuto il pelo favorevole di pezzi di popolazione. Noi daremo luogo però ad un potente investimento per riqualificare tutta l'edilizia sanitaria abruzzese, sia quella ospedaliera che quella territoriale dei distretti. Faremo le case della salute perché abbiamo anche i soldi per fare questo. Adesso abbiamo anche i progetti, abbiamo la conoscenza dei territori. Io prevedo che nell'arco di 12 mesi avremo le imprese contraenti che cominceranno a rivoluzionare le strutture, che dovranno essere sempre più capaci di incontrare la domanda di salute dei nostri pazienti. Qual è il problema che mi affanna, a volte mi soffoca? È il tempo che ci vuole per la diagnostica, per esempio, conoscitiva sanitaria. Troppe volte il cittadino paziente ha bisogno di attendere 12-14 mesi. Su questo fronte stiamo organizzando delle misure correttive, sapendo che però per la diagnostica a volte c'è anche qualche pagina di deresponsabilizzazione anche dei medici di base. Non mi voglio pregiudicare la simpatia dei medici di base. Noi dobbiamo trovare un sistema che non incentivi il comportamento non virtuoso. C'è bisogno di determinare una responsabilizzazione in capo a tutti. Intanto faremo lavorare meglio anche la tecnologia preposta alla diagnostica, organizzeremo meglio anche la distribuzione delle risorse umane funzionale a questo. Però non può essere, io l'altro giorno ho fatto una specie di incidente, un tamponamento diciamo che forse poteva essere evitato se ci fossero state tre condizioni: l'asse attrezzato più capiente, e per questo mi ci voglio battere, una condotta automobilistica generalmente più rispettosa degli altri, a partire da quelli che guidano me, che accompagnano me; terzo, il fatto che probabilmente i lavori di manutenzione vanno fatti in alcuni momenti dell'anno e non in altri. Fatto quell'incidente, io ho rotto con la testa il vetro della macchina, tanto per essere chiari. Sono andato a farmi un accertamento immediato, evitando che questo diventasse la notizia del giorno, perché facilmente si distribuisce alcol si distribuisce quando i fatti non ci sono. Se poco poco c'è un principio di un fatto, immaginate voi. Poi sono andato di nascosto a farmi un accertamento con un medico bravissimo, lo vorrei anche citare, ma non lo voglio particolarmente avvantaggiare sul piano degli attacchi successivi, perché poi accadrebbe anche questo. Mi ha detto lui: secondo me stai bene. Io ho detto: tutto qui? Sì. Io mi aspettavo che mi dicesse: fatti un accertamento di diagnostica, diciamo, particolarmente capaci di entrare nel merito. Lui ha visto la mia meraviglia, mi ha detto: capisco la tua meraviglia, ti aspetti un TAC. Io non ordino TAC così alla fasin faso. Adesso noi immaginiamo quante volte accade il contrario, che c'è il facilismo della diagnostica invasiva, del safari della diagnostica. Io ho rotto il vetro della macchina,
Però la testa no, la testa no, ma ho rotto il vetro della macchina. Secondo voi quanti sarebbero stati, non dalla parte del paziente, che avrebbe quasi il diritto di aspettarselo per la sua non conoscenza, come nel mio caso, ma dalla parte del medico, quante volte si gioca su questo piano? Se voi fate il numero delle coincidenze, è chiaro che c'è l'intasamento. Io non vorrei che a volte la realizzazione dei parcheggi non produca traffico. Non vorrei che l'accelerazione della capacità di fare diagnostica non produca aumento di domande di diagnostica. C'è bisogno su questo fronte anche di un sano realismo. Per quanto riguarda gli ospedali, sappiamo che ne verranno realizzati di nuovi, e questo rientra proprio con la fine del commissariamento e con i soldi che potete spendere, ma gli ospedali grandi come verranno razionalizzati? E poi il famoso ospedale nella striscia di Gaza è finito lì? Questa è una domanda che è tagliente. Allora, noi razionalizzeremo anche le strutture di primo e di secondo livello, naturalmente. Faremo in modo che ci sia una perfetta coerenza con i nuovi standard della riforma normativa organizzativa sanitaria nazionale, sapendo che l'Abruzzo conta 1.290.000 abitanti, quindi utenti, possibili pazienti, e il decreto di riordino fissa standard che danno luogo ad un ridisegno di quali devono essere, con un livello di capacità di servizio, con un altro livello di capacità di servizio. Noi riorganizziamo tutta la rete territoriale, sapendo per esempio che anche sul fronte della governance sanitaria non avremo mai più 4 ASL. Noi avremo una riorganizzazione su base unitaria con delle articolazioni operative, ma soprattutto faremo sì che chi compra beni e servizi per conto delle ASL, noi oggi spendiamo circa 700 milioni di euro per acquistare beni e servizi per conto delle ASL, noi lo faremo con una centrale unica di acquisti, che non sarà mai la centrale unica degli affari. Faremo gare sempre e ovunque, con la possibilità certa di risparmiare almeno 200 milioni di euro. 200 milioni di euro di risparmi nell'acquisto dei beni e servizi verranno tutti reinvestiti con straordinario potenziamento di tecnologia. Un posto letto modernamente funzionante costa 400.000 euro. Noi oggi abbiamo una dotazione ospedaliera, quella delle città, i cosiddetti ospedali hub, e gli ospedali di riferimento territoriale. Nessuno di questi ha una densità di dotazione tecnologica su misura di quello che vorrebbe la performance ottimale, straordinariamente adesiva rispetto alle esigenze del paziente. A Chieti, per esempio, 14.000 metri quadrati di ospedale sono carichi di cemento impoverito, e lì dobbiamo trovare una soluzione. Noi dobbiamo trovare una soluzione al cemento impoverito di Chieti e a come ricucire il polo cardiochirurgico che abbiamo inaugurato qualche giorno fa. C'è una parte vecchia, fatta solo 20 anni fa, una parte che non è utilizzabile, pari a 14.000 metri quadrati, e una parte nuova inaugurata qualche giorno fa. Cucire questo richiede un'opera di decisione, di lucidità, di assunzione di responsabilità e di scelta anche di metterci risorse finanziarie, che noi abbiamo. Noi abbiamo, tra le risorse dell'articolo 20, quelle dell'INAIL, le economie che ci ha dato la Presidenza del Consiglio dei Ministri come protezione civile su Chieti, abbiamo circa 500 milioni di euro da investire tra le strutture principali e le strutture di riferimento territoriale, per esempio Giulianova, per esempio Vasto, Lanciano, per esempio Sulmona, Avezzano. Noi su tutte queste strutture di riferimento territoriale porteremo modernità, capacità di funzionamento, ma faremo un ragionamento anche molto avanzato sulle strutture ospedaliere delle città capoluogo. Qual è la governance? Che cos'è che governerà la sanità in Abruzzo? Una nuova struttura, probabilmente con una figura univoca, sul modello di quello che ha fatto le Marche, con delle aree territoriali sottostanti che avranno dei direttori operativi e con una sola realtà che compra beni e servizi con i costi standardizzati. Non si realizzerà mai più che una bottiglia d'acqua per la ristorazione ospedaliera a Chieti costi 80 centesimi e a Pescara costi 28 centesimi. Ci sarà il costo standardizzato, unico, che allinea su tutti i fronti
quello che si compra in nome e per conto dell'Abruzzo, lo dice la norma da anni, ma noi lo faremo sapendo che di qui passano 200 milioni di euro di risparmi, 200 milioni di risparmi sugli acquisti, 100 milioni sulla mobilità passiva, abbiamo ritrovato 300 milioni di euro che è esattamente il differenziale che ci occorre per fare una sanità di qualità. Poi dobbiamo educare anche le persone, compreso i miei nonni, che quando vanno ad approvvigionarsi sul piano farmacologico e farmaceutico non devono pensare che avere i farmaci in casa significa avere la salute allungata, perché una cosa che sta crescendo in Abruzzo è la spesa farmaceutica, e su questo dobbiamo trovare una maniera correttiva, perché alla fine il giro si chiude sempre. Noi oggi siamo fuori in questo momento di 60 milioni di euro di spesa farmaceutica. Dobbiamo stringere la capacità di essere responsabili anche su questo fronte. Una cosa l'Europa ci ha insegnato, cari cittadini che siete qui: i buchi si riverberano sulle spalle dei cittadini. Allora, una quota dei buchi sta in carico alla classe dirigente, una quota richiede la collaborazione rigorosa anche della cittadinanza. Presidente, ASL unica, quando mi pare di capire, a questo punto? ASL univoca. Univoca, ci sarà da superare un po' di campanile. Ma ci lavoriamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Bene, allora facciamo una cosa, cominciamo a fare delle domande. Adesso Roberto Pallone si mette qui col microfono e io chiamo Andrea Oliva, Rita Ciruolo e Silvio Dilio, se si portano qui davanti il Presidente risponderà alle loro domande. Nel frattempo che si organizzano, Presidente, parliamo velocemente di questa no trivellazione, tutti i Presidenti vi siete trovati ieri a Termoli, si va verso questo referendum, diciamo che la Regione Abruzzo si è sempre dichiarata contraria alla trivellazione, quindi al no TRIV, come si dice, avete fatto addirittura ricorso al Consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Adesso c'è questa ipotesi del referendum, è praticabile? E perché non c'è l'Emilia Romagna tra le regioni che hanno partecipato a questa riunione di ieri? Allora, brevemente, noi abbiamo fatto una scelta di campo come regione dell'Adriatico, l'iniziativa è partita da noi, dall'Abruzzo. Ho scelto Termoli per una ragione, perché Termoli è stata 1000 anni fa sede di una macro regione che si chiamava la Marca Adriatica, e la sede stava praticamente a Termoli, in un paesello che si chiamava Rotello, allora Lauritello, oggi Rotello, che cadeva sotto la competenza di Termoli. Le regioni della macro regione Adriatica hanno detto di no alle trivelle a tutti i livelli, ma oggi diciamo che vogliamo un confronto alla pari con Palazzo Chigi, spiegando la negatività di questa operazione di ferro in acqua del mare, in acqua dell'Adriatico, che ci pregiudicherebbe la nostra capacità di attrattiva turistica, sapendo che in Europa noi stiamo realizzando la strategia macro-regionale Adriatico-Ionica, che ha come pilastro la difesa del mare blu. Da Emiliano a Marcello Pittella, dal presidente Ceriscioli delle Marche al presidente della Calabria, il nuovo presidente della Calabria, il mio amico adesso mi sfugge come si chiama, al presidente anche del Molise Paolo Di Laura Frattura, siamo tutti d'accordo nel portare avanti una iniziativa la più ferma possibile, laddove non dovesse essere efficace, di arrivare anche a utilizzare gli strumenti dell'ordinamento, l'ultimo dei quali è il referendum, che ci consente la Carta Costituzionale. Perché l'Emilia Romagna si è sfilata? L'Emilia Romagna la pensa come noi, sente un supplemento di chiamata del partito. Però mi ha detto il presidente Bonaccini che lui sostiene questa battaglia, vuole fare un ulteriore tentativo in chiave politica. Io non mi meraviglio che in un partito grande del 40% a volte ci possano essere delle differenze di posizione. In Germania tra l'attaccamento al partito e l'attaccamento al territorio prevale l'attaccamento al territorio, così come anche in Spagna. Io non ho dubbi, io difendo le ragioni della mia militanza politica difendendo la mia regione e l'acqua della mia regione. Poi credo che al mare Adriatico non si possa facilmente, come si può dire, non si possa facilmente rinunciare, perché con il mare noi abbiamo il 35% del nostro PIL.
E allora, lo dico a beneficio dei telespettatori, noi abbiamo fatto delle prenotazioni, sono state delle persone che si sono prenotate per fare delle domande, adesso seguiamo questa graduatoria, in qualche modo questa classifica, perché pongano domande al Presidente. Allora, Andrea Oliva è al microfono con Roberto Falone, siete illuminati anche in favore di Dragam, prego, vi prego soltanto di essere brevissimi, grazie. Buonasera ai cortesi ospiti, buonasera a tutti. Andrea Oliva, Società Svizzera di Radiobiologia e Fisica Medica, sono un giornalista. Una rapida constatazione e due rapidissime domande. Sia che lo si faccia con il cortese favore e la parola volatile, sia che lo si faccia per iscritto, se si muove un'eccezione a un politico, il politico si offende. Ho misura materiale di questo assetto. Vengo alle due domande. Nella recente riforma del testo unico degli enti locali, la rubrica recita misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. La nomenclatura di rango ci insegna che nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre. E d'altra parte la nostra etica è di matrice cristiana. Come si conciliano due imperativi categorici in contrasto, come quello morale ama il prossimo tuo e quello materiale sconfiggi il prossimo tuo? E la seconda... Brevissima però, perché sì, se ognuno fa due o tre domande non ne usciamo più. Grazie, prego. Si impara presto a parlare con misuratezza, prego. Per non avere conseguenze. Si saluta con favore la fusione di ditte a partire da una pluralità in origine, ma la collocazione del nuovo soggetto ha dei costi dal punto di vista delle azioni. Chi sostiene i costi di queste azioni? Grazie a te. Allora, grazie il Presidente, io gli do un foglio così prende nota, perché facciamo fare anche la domanda a Rita Ciruolo, ho detto bene il nome, prego. Ecco, io volevo sapere, la regione macroeconomica sarà sempre costituita dalle Marche, Abruzzo, Molise, poi ci sarà l'unione di che cosa? Della Puglia, della Lucania e della Calabria, oppure ci sarà una giunta solo della Puglia? E quali saranno gli effetti, soprattutto di natura socio-economica, di questa unione territoriale nell'ambito sia nazionale che europeo? Grazie signora, passiamo alla terza domanda del signor Silvio Dilio. Buonasera signor Presidente, io sono Silvio Dilio di San Giovanni di Latino, rappresento un gruppo di proprietari espropriati negli anni 70 per Lazio Attrezzato, quando è stato costruito. Ci può dire come verrebbe magari gestita la liquidazione del consorzio, se si poteva aprire un tavolo di trattative dopo il discorso di Gravina, che sappiamo per quale motivo lui abbia abbandonato così in fretta la cosa. Voi siete 30 anni che aspettate i soldi. 45 anni che aspettiamo. No, 9 lustri, io dico sempre, riferendomi al a Silone. Grazie. Allora, io comincio dall'ultima domanda. Ho ricevuto, durante un evento che ho fatto a Piazza Unione, delle civili contestazioni da parte di alcune categorie di persone. La prima categoria che mi ha contestato, io dico a ragione, è quella che potrebbe essere rappresentata anche dal signore Silvio Dilio, il quale parlava in ragione degli interessi degli espropriati 45 anni fa. Poi ho ricevuto contestazione dai dipendenti delle Naiadi di Pescara, che da 22 anni vivono una condizione di anomalia. Poi dai dipendenti del CIAPI di Pescara, che da una decina d'anni vivono una condizione di anomalia, e qui è presente uno dei dirigenti. Tutti legittimati. Poi uno mi chiedeva se conoscevo il giudice Romandini, e un'altra contestazione era riferita, mi pare, alla Grande Pescara. Va bene in democrazia tutto e anche di più. Circa l'asse attrezzato, mi permetto di rivelare qui è presente il nuovo presidente del collegio dei liquidatori, che è subentrato a Gravina, il dottor Sutti. Gravina si è dimesso perché si è impensierito di una citazione, credo anche in sede penale,
a proposito di un incidentato, resosi incidentato a causa di una buca sulle strade del consorzio industriale. Lui ha detto: non mi posso pregiudicare la mia vita imprenditoriale se vengo inciampato da una di queste denunce anche a rilevanza penale. Ha fatto una sua scelta, io non solo stima di più di Gravina. Si è reso disponibile il dottor Sutti, che è altrettanto bravo, con una impostazione anche manageriale. Sulla vicenda del consorzio industriale dell'asse attrezzato ho convinto i vertici del Ministero delle Infrastrutture e i vertici dell'ANAS a confrontarsi con noi per stabilire che se la proprietà dell'asse attrezzato passa all'ANAS, l'ANAS si fa carico di pagare anche gli espropri. Sono 13 mila euro, sono 13 milioni di euro di valore. Adesso che ci vuole? La compostezza dei creditori per evitare di mandare tutto a monte, perché lì sembra quasi una situazione, diciamo così, da brigate rosse. Non appena si verifica la benché minima notizia, subito compare all'orizzonte sugli spalti uno che con un grande becco si prende tutto. Noi dobbiamo completare quest'opera di spiegazione ad ANAS e al Ministero delle Infrastrutture e chiudere questa partita. Poi ci sono alcune altre minori partite, i crediti che vantano i legali del consorzio, alcuni crediti vantati da prestatori d'opera che noi possiamo razionalizzare, ma dobbiamo fare questo lavoro evitando che uno voglia l'immediatezza per sé e fa saltare tutto il monte. Io ci credo a questa partita perché mi voglio intestare il risultato di aver risolto il più grande problema della più grande infrastruttura urbana dell'Abruzzo. Ed è scandaloso che per 45 anni, nonostante che sono passati tanti scienziati a guidare regione e consorzio, non se ne sono mai fatti carico. Io non ho paura di occuparmi di questo problema, come ho dimostrato anche in altre situazioni. Così come per esempio adesso stiamo gestendo una vicenda complessa riguardante anche il Ciapi. Sembra una clessidra, dovunque la si guardi è piena di debiti. Eppure ho sentito dire sui giornali, nelle associazioni dell'università, che io entravo in una regione senza debiti. Era talmente carica di questioni affondate che non era approvabile neanche il conto consuntivo 2013, che lo doveva approvare chi ci stava prima di me. Io approvo i conti consuntivi da quando comincio a governare io, non quelli di prima di me. Ed è lì che è nato quel comunicato alcolico fatto sulla pronuncia della Corte dei Conti. Alcuni organi di stampa, in termini alcolici, hanno distribuito disinformazione, tanto che per la prima volta la Corte dei Conti d'Abruzzo ha dovuto fare un comunicato stampa per precisare: noi siamo soltanto in attesa che la Regione faccia gli atti di sua competenza. E abbiamo esclusivamente scritto a Palazzo Chigi, la quale struttura di Palazzo Chigi ci scriverà una lettera per dirci: mi raccomando, fate gli atti di vostra competenza. Quindi ho risposto al consorzio industriale. L'altra domanda postami dalla signora è una domanda che mi arriva a fagiolo: quanto grande sarà la regione ionico-adriatica, quella che sta operando l'Europa? Quella è una regione non solo che coinvolge le regioni italiane, ma è una regione europeista che coinvolge anche gli stati, per esempio la Croazia, l'Albania, la Slovenia. Addirittura nella macroregione adriatico-ionica vuole entrare anche la Germania per realizzare un antico sogno dell'accesso al Mediterraneo. Che forma ha la macroregione adriatico-ionica? Non ha la forma delle regioni italiane, è prevalentemente l'adesione ad un progetto, che è quello di sviluppare tutte le opportunità economiche che coincidono con il mare Adriatico Ionico. Qual è invece la cosa interessante che si farà in Italia? In Italia, dentro al regionalismo italiano, si rivedranno le grandezze delle regioni italiane. Noi abbiamo un destino scritto in comune con Molise e Marche. Questa è la regione più grande che la nuova sagoma italiana contempla come regioni affini e da combinare, probabilmente da fondere. Ci sono già 3 iniziative parlamentari su questo fronte che ci mettono insieme Marche, Abruzzo e Molise. E l'attuale presidente delle Marche, Ceriscioli,
da ex sindaco di Pesaro, si è convinto che il destino delle Marche è l'alleanza con l'Abruzzo. C'è soltanto un giovane sindaco di Pesaro che guarda l'Emilia-Romagna, ma le Marche conviene allearsi con l'Abruzzo perché tutto sommato, almeno all'inizio, ha una leadership economica e anche abitativa dal punto di vista degli abitanti. Qual è il fatto nuovo che incassa l'Italia attraverso il ridisegno delle regioni? Poi provate a pensare alle infrastrutture. Le infrastrutture sono più lunghe delle regioni. Non è che un'infrastruttura ferroviaria comincia da San Salvo e finisce a Martinsicuro, è più lunga. Fare nuove infrastrutture significa lavorare insieme più regioni. Se mi si chiedesse qual è il risultato più importante che ho raggiunto in questi 13 mesi, non è l'essere stato assolto dalle 46 multe che ho ricevuto 46 multe per la velocità autostradale, tutto merito dei miei autisti e delle mie richieste di accelerazione. 13 di queste le ho pagate, le altre sono in causa, di quelle in causa ne ho 22 per adesso, però 13 le ho già pagate. Il più grande merito che ho in questi 13 mesi è che l'Abruzzo, dopo 23 anni, è rientrata nelle reti TEN-T della programmazione europea. Mi chiede una giornalista, ma da domani ci sarà l'alta velocità? No, da domani no. Ma senza aver ottenuto questo risultato a Bruxelles, non possiamo avere gli investimenti dello Stato membro che eleva la velocità ferroviaria e ci consente la connettività. Ma il tema della connettività ferroviaria e anche autostradale noi lo possiamo raggiungere se anche le regioni limitrofe ci dicono di sì, cioè Marche, Molise e anche il nord della Puglia. L'alleanza delle regioni significa più energia di qualità, più infrastrutture, significa più politiche di attrazione di investimenti. Tutto questo fino ad oggi è fatto con le canne di bambù, perché noi, quando ci presentiamo ad un tavolo che conta a livello nazionale, abbiamo l'effervescenza di una regione dinamica, ma anche la debolezza abitativa di una regione che conta soltanto 1.320.000 abitanti. Rispondo velocemente a Oliva, al grande Oliva. Oliva è uno scienziato in cammino, è un grande conoscitore in cammino. Il tema che poni tu è il tema della civiltà degli uomini, quale compatibilità c'è tra la spinta etica e la spinta competitiva. Ci proviamo tutti i giorni, anche aiutati da questi guardiani del potere che sono i giornalisti, anche aiutati dagli intellettuali, dai contributi di persone come te, dagli articoli di stampa di qualità, dalla magistratura anche, dai giovani, dai bambini che ci scrivono le lettere, dalla pubblica opinione che ci sta sopra. Mi pare che ci fosse un'altra domanda. Quando si fanno le società uniche, qual è il livello di economia che si rinviene? Noi abbiamo fatto in questi 13 mesi la società unica dei trasporti, abbiamo azzerato tutti gli organi di potere precedenti, oggi abbiamo una governance unitaria che fa massa critica sul piano nazionale e una delle prime 6 società nazionali di trasportistica. Non basta quello, è una precondizione, è l'iscrizione al campionato. Adesso dobbiamo fare gli investimenti, dobbiamo comprare più treni per l'ex Sangritana, più autobus di qualità, dobbiamo organizzare il personale, dobbiamo dotarci di un software che ci consenta di controllare gli acquisti. In ogni minuto dobbiamo sapere chi compra, per fare cosa a chi, con quale efficacia. Ci vuole cioè adesso l'energia, ci vuole cioè la capacità di conduzione, ci vuole la capacità di verificare come fanno le imprese che fanno fatturato, cosa stai facendo, in quale tempo, con quale risultato. Allora, Presidente, prima di fare altre domande volevo fare questo tipo di osservazione. Lei crede molto in questa regione macro, adriatica, ionica, l'Unione fa la forza, mettiamoci insieme, eccetera. Tutto questo però cozza contro la decisione che credo sia stata presa dai sindaci e dai referenti della Grande Pescara, cioè facciamo insieme le regioni, macro regione, non facciamo il macro comune, se così possiamo dire. Allora, prima di tutto c'è stato un referendum. Questa è una bella domanda. La volontà popolare andrebbe rispettata. Allora, poi quali sono le perplessità maggiori? Sono contento di questa domanda perché è una bella domanda verità. La metto così: la grandezza è un valore dal livello delle regioni in sopra. Dal livello delle regioni in sotto non è un valore la grandezza, ma la prossimità, l'adeguatezza. Sapete qual è la città dove si vive meglio in Italia?
non è Milano, non è Bari, è Mantova. È Mantova, che non conta 1 milione di abitanti, conta 60.000 abitanti, perché c'è prossimità, cioè la organizzazione cittadina aderisce ai cittadini come un guanto. Che cosa mi vede perplesso? Qui è presente un assessore comunale di Spoltore che mi ha sentito l'altro giorno alla Camera di Commercio, Chiara Trulli. Mi vede perplesso il fatto che si edifichi come risultato in sé la gonfiezza numerica degli abitanti. La gonfiezza numerica degli abitanti che cosa in più dà ad una città? Mi si dice, ma se noi asciughiamo i troni comunali, facciamo un solo trono comunale, noi facciamo una grande operazione economica. Sapete qual è il rischio da evitare? Che si aumenti la periferizzazione degli altri territori. Si edifica un solo centro e si aumenta il numero delle periferie, la grandezza delle periferie. In un tempo di vacche magre degli investimenti, se togli anche la democrazia rappresentativa, nascono i lupi. E non basta Teodoro che fa la rappresentanza delle periferie, nascono i lupi. Noi dobbiamo allora tenere da conto che ogni territorio ha bisogno della sua rappresentanza. Un male non ha ancora mai conosciuto Pescara e dintorni, il male del particolarismo locale, di quello che io chiamo l'irredentismo locale. Il rischio, se non si fa bene questa operazione, è che nasca un fenomeno di irredentismo locale, cioè fra 12 anni, dopo che abbiamo asciugato Spoltore e Montesilvano attorno a Pescara, a Spoltore nasce un movimento di contestazione da irredentismo locale. Perché patiscono che cosa? La periferizzazione. Allora io sollevo il problema. C'è bisogno di una nuova organizzazione, ma che non è la edificazione più grande dell'ufficio anagrafe comunale. Diventare una città di 198.000 abitanti, consentitemi, non ci regala nulla. Noi dobbiamo inventare qualcosa che ci consente di essere più funzionanti. Per esempio, che ci stabilisca il diritto di decidere insieme l'urbanistica, i trasporti, i rifiuti, che ci consenta di fare proposta culturale insieme, turismo insieme, e non di insediare un trono che sia più elevato, sostitutivo, non si sa bene di quali altre questioni. Come reagisco io? Grazie al voto dei cittadini, io dentro di me ho due personalità. La personalità giuridica di Presidente della Regione e la personalità fisica di Luciano D'Alfonso, che risiede in via Salita Zanni 60/1. Io come personalità giuridica mi adeguo all'esito referendario e do avanti e do seguito alla procedura. Come persona fisica però faccio valere le mie perplessità culturali per 30 anni di studi su questa materia, perché non vorrei che noi facessimo un'operazione cacao meravigliao tipo quella fatta sulle province. La cosa più sbagliata da Nerone in poi è fare normazione emotiva. 2 anni fa emotivamente noi abbiamo deciso di chiudere le province, oggi c'è un dramma. Le strade provinciali, grande punto interrogativo, le scuole provinciali, grande punto interrogativo. Non si fanno operazioni sulla complessità con una eruzione della gola. E non voglio imitare Bossi. C'è bisogno di entrare nel merito, di trovare uno strumento. Io ho fatto venire il sindaco di Mons, presidente emerito del Belgio, dove lui ha conosciuto a Mons l'ingrandimento di una città rispetto ai territori limitrofi. E c'è sempre il rischio che le conseguenze non vengano paventate e valutate. Allora io quello che farò è che il progetto di legge che farà nascere la nuova grande Pescara, visto che questo i cittadini hanno chiesto, abbia dentro di sé gli anticorpi per evitare le disfunzioni. I cittadini di Montesilvano Colle non si devono sentire cittadini di Palinuro, i cittadini di Spoltore non si devono sentire nella nuova grande Pescara cittadini abbandonati, altrimenti nasce il conflitto e i consiglieri comunali di spettanza di questi due ex comuni non avranno la forza di far pesare le loro posizioni. Perfetto. Nel riunito e ingrandito consiglio comunale. Perfetto. Su questo lavoreremo, sapendo che c'è la possibilità di fare un prodotto ciambella con il buco, e io lavoro per la ciambella col buco. Andiamo con le domande allora.